bene, allora siamo ancora, siamo con la dottoressa Caterina Gimigliano. È la seconda volta che ci vediamo, anche volta, allo stesso punto, allo stesso posto, in questo bellissimo e suggestivo luogo. Molto bello. E anche questa volta per la presentazione di un libro. E mi pare che l'ultima volta abbiamo visto presentato un libro, dell'Antonella Vono, presidente della FIDAPA. Invece questa volta, a qualche mese di distanza, sarà relatrice di un libro di Nicola Medaglia, del professore Nicola Medaglia, un libro particolare perché, come parlavamo con l'autore, si discosta un po' dai suoi precedenti lavori. Questo è un romanzo romanzo storico ambientato nel XVI secolo e riguarda quindi la popolazione degli Inca. È un libro che io ho trovato veramente molto affascinante, intanto perché valorizza molto la donna, una donna che grazie alla sua capacità introspettiva è riuscita a capire realmente quali sono i suoi bisogni, i suoi desideri, le sue richieste, per sfidare un destino che le era già stato programmato dal potere, no? Il sovrano, vista la sua bellezza, la sua tenacia, la sua intelligenza, le aveva già programmato quale doveva essere la sua vita, quindi essere sposa del proprio figlio. Lei invece ha combattuto contro questi modelli culturali, quello che era la comunità, il modello culturale della comunità, per leggere molto di più interiormente quali veramente erano le sue aspettative. È riuscita veramente ad ascoltarsi nella sua solitudine per inseguire il suo cuore. E c'è riuscita in questo, quindi io veramente un inno alle donne e valorizzare il ruolo della donna penso che sia veramente molto esemplare. Sì, un romanzo d'amore, quindi un romanzo che mette in luce la forza di questa donna, ma visto in questo contesto storico particolare, cioè gli spagnoli che cercano di conquistare, che poi conquisteranno i popoli dell'America centrale, gli Incas, gli Aztechi, e quindi una particolare situazione anche politica alla quale anche lei darà il suo contributo. Io penso che la straordinarietà di questa donna consiste nell'aver, oltre a essere riuscita veramente a leggersi dentro, a trovare il suo spazio per identificare quello che era veramente il suo grande desiderio di soddisfare i suoi veramente bisogni, di essere riuscita a capovolgere anche una mentalità. Penso che la grandiosità sia proprio in questo. Tra l'altro lei è diventata anche una donna molto combattente, e poi ho scoperto che in questa popolazione veramente veniva valorizzato il ruolo femminile, cioè addirittura la leggenda degli Inchi narra che prima dell'uomo sia nata la donna. Quindi c'è veramente questa valorizzazione femminile in un'epoca in cui io sinceramente non mi aspettavo, no. E quindi penso che veramente la capacità del professore Medaglia è stata quella di ricordare, riportare alla nostra memoria questo bellissimo concetto, che comunque già la femminilità veniva comunque idealizzata in epoca in cui magari non sospettavamo nemmeno. Ringraziamo la dottoressa Caterina Gimigliano per questa intervista, è stata gentilissima, è stata molto esaustiva, e alla prossima presentazione, al prossimo appuntamento culturale a Coringa. Grazie. Arrivederci.